Belli miei, bentornati sul canale, sempre e comunque dal vostro Gap. Oggi ci divertiamo perché utilizziamo un mazzo velenoso, raga. Per il semplice fatto che voglio utilizzare Luke Cage, che è la carta che mi intriga particolarmente degli ultimi metafatti ieri, che torna al suo effetto originale, ovvero che setappa il suo effetto in tutte e tre le location e non solo in una dove lo andiamo a settare, ok? Quindi può essere molto interessante giocare in un mazzo del genere che con le carte potenziate dall'alto Evo vanno a dare meno forza all'avversario. Abbiamo Azmat, abbiamo anche l'uomo cosa che quando uscì lo giocai veramente tanto questa carta. E tra l'altro io faccio un'altra cosa a proposito di Ota: non sottovalutate Hulk Buster, perché è stato depotenziato da una 3-5 passa a una 2-3 per il suo effetto impattante che aveva con Deadpool. Ma vi faccio vedere un altro mazzettino così per il meme. Dove sei? Eccolo qui. In un deck del genere con la Fenice, adesso può essere ancora più immediato il suo effetto di Hulkbuster, può essere ancora più versatile per il semplice fatto che, esempio stupido, faccio un esempio, Human Torch, settato di turno 1, Hulkbuster, settato di turno 2, poi lo puoi spostare e già può fare una miriade di punti questo Human Torch, quindi non sottovalutate Hulkbuster, perfetto. Ora, andiamo a divertirci un po' con questo uomo cosa e con questo deck velenosissimo, che tra l'altro in questo mazzo viene anche utilizzata molto anche la Moon Girl, per avere sdoppiato sia Abominio che She-Hulk, che può essere molto interessante questa cosa, ma io non l'ho voluto mettere per il semplice fatto che ho voluto fare spazio alla grande Rogue, per il semplice fatto che ho pensato che magari gli avversari possono provare questo Luke Cage, visto che è fresco di post-Ota, e così facendo, rubandogli l'effetto, possiamo veramente fare tante, ma tante cose belle, potenti e interessanti. Intanto giochiamo Zabu, tu giochi Dagger. Non mi dire che è il deck che ho fatto vedere ora dalla Fenice, perché mi incazzo. Scorpion. Scorpion è una bella carta che si lega molto ad Abominio comunque, se vogliamo. E olè. Già passa a 3 di forza Dagger, ok, ho capito. Abbiamo Prio per essere. A meno che lui non utilizzi Doctor Strange. Perfetto. Non abbiamo Prio. Per niente. Ok, però questa è una buona cosa. È una buona cosa questa. Adesso che abbiamo da fare? Abbiamo da fare alto evoluzionario che non mi serve a nulla. Se vogliamo non mi serve a nulla alto evoluzionario. Fa merda la Wasp adesso. Vabbè, però mi consente di fare Abominio di costo 4. Lo farei. Costo points. Dai, giochiamo la Wasp qui, dai. Fammi vedere. Digiforge, Digibeast, hai capito tu? Farà veramente tanti danni. Farà veramente dei danni, ma dei danni, ma dei danni che non avete idea. Adesso abbiamo Prio, e a me che mi interessa che abbiamo Prio adesso? Che cosa mi può interessare questa cosa? Andrei a fare l'uomo cosa qui? Anzi no, Ergo. Lo andrei a fare qui. Però posso dire che siamo stati sfortunati nel pescare, perché Ciclope è una carta molto forte in questo mazzo, non me l'ha data. Luke Cage non me l'ha dato, però non penso che possa darmi chissà quali seccature. Soltanto per l'uomo cosa, diciamo. Neanche Azmat mi ha dato, fratello, dai. Cosa... Ok, la metti lì. Ho capito. E non c'ho coso. Non c'ho Shang in questo mazzo. E altrimenti, che cosa giochi tu lì? Falcon. Ok, ce l'ha costo 0 Forge, quindi potrebbe benissimo giocare Forge into Heimdall. Ma lui conviene giocare questa cosa, che se lui gioca Heimdall veramente perde. A me conviene fare una roba del genere. La Shulk. Faccio più punti con Abominio e Alto Evo, sai. Per essere sì, ne faccio di più. Boh, vediamo quello che combina. Vediamo quello che combina. Alla fine noi abbiamo 10 punti su Saspot. Stiamo vincendo due location, quindi io non so che cosa si può inventare l'avversario. Noi non intacchiamo con l'effetto dell'uomo cosa. Vediamo cosa si inventa. Però onesto, è molto bello il deck dell'avversario. Mi sa che mi ha rotto in due parti, sai. E invece no. Ma che ha fatto? Boh, sinceramente non l'ho capita sta giocata. Prossima, another, forza. Quanto cazzo è bella sta variante, raga. Quanto cazzo è bella. Quanto cazzo è bella sta variante.
Avrei voluto avere quella dei Galactus per averle tutte e due delle del bronzo. Forse non è del bronzo quella. No, mi sa di no. Ah, aha. Ho capito. È partito forte, è partito incazzato come una bestia. Ora, sì, e tu mi snappi pure. Insomma. Gioco Scorpion? Che gioco? Non so che giocare. Non so che giocare. Per il semplice fatto che posso settare Ciclope qui. Per adesso. Ma mi sa che mi conviene più fare Scorpion adesso, perché lui distrugge. Lui distrugge, Deadpool va a 6, ma così facendo va a 5. In qualche modo gli do fastidio. Ma in qualche modo proprio. Aprio. Grazie, va bene. Si può pensare anche di fare Ciclope qui, ma penso che me lo distrugga. Onesto, penso che me li distrugga tutte e tre. Non ha senso neanche fargli Sunspot, per il semplice motivo che andrà a distruggerli con Killmonger. Lui ha 5 di costo. Adesso può fare veramente tante cose. Boh, vediamo. Sì, è Killmonger. No. Ok. E adesso a me che mi serve avere prima in tutto ciò? Mi serve per Azmat. Ha senso fargli Azmat Luke Cage adesso? Ma sai che? Io la farei una roba del genere. Poi turno 6 abbiamo la Shulk per essere. Fammi fare una roba del genere. Sicché lui possa prendere prima in qualche modo e cercare di predictargli cosa. Come si chiama? No, non aprio. Non aprio. Vero. Allora. Lui cosa ha da fare? Ha un Deadpool di forza esponenziale. Io facendo così vinco. Come le vinco le altre due location? In tutto ciò. Come le vinco? Quello che mi verrebbe da fare è dare veramente questo. Fai una roba del genere. Non giocherei Sunspot perché suppongo che lui mi faccia Killmonger adesso. Un pochino inutile fargli Sunspot. Andrei solamente a sprecare. Vedi, perché potrei fare pure una roba del genere, ma secondo me c'ha Killmonger. C'ha 4 carte in mano. Basta fare questo? Ma ci avrà anche detto, raga, da giocare. Ci avrà anche detto. Guarda, io te la chiamo lo stesso, voglio vedere come mi batti. Esatto, detto Deadpool. Vero. No, questa l'ho sentita, frate. Ora, secondo me ha fatto un ottimo risultato fino adesso. Cosa? Che cosa, frate? 761 di posizione. Questo, se non mi apre in due parti, io non so. Olè, subito subterranea. Senso fargli subito Sunspot. Io glielo faccio Sunspot, sai. Glielo faccio Sunspot. Glielo faccio adesso. Sperando che non è l'ulteriore destroy. Altrimenti è un po' inutile la cosa. Scorpion adesso mi sembra logico da farglielo. Jeff, ok. Ora, mi dai cose belle? Due rocce, me le metto tutte e due su per il culo. Io potrei anche passare e fargli Ciclope il turno 4, sai? Potrei anche passare. Lui può... Ok, ci sta. Ci sta. Ora, settiamo il Ciclope, vediamo che cosa mi salta lui. La miss. Abbiamo Rogue, raga. Attenzione che ci abbiamo la Rogue. Questo potrebbe essere anche un bel lockdown. Interessante questa cosa, sai. Interessante questa cosa. Non la farei adesso, però. Non la farei adesso. Ma mai nella vita la farei adesso. No. Skippo. Aprio. C'ho la Shulk da fare, eh. C'ho la Shulk, Luke Cage, Azmat.
che a rigor di logica dovrebbe essere una bella play. Lui snappa, dai. Stupiscimi. Peccato che non... Tu la abbandoni quella, non ti interessa nulla. Cazzo. Vabbè, abbiamo vinto. Cazzo mi snappi così, frate, ma che cazzo vuol dire? Ma che hai in testa, frate? Sei posizione 761, ma che cazzo fai? Ok, fammene fare un'altra di questo deck. Mi sto veramente divertendo a giocare a questo deck. Junk. Cazzo. Il junk... Adesso può farmi benissimo Viper su The Hood, pur volendo, Non giocherei nulla. Non giocherei nulla. Ebri. Ok. Mi fa piacere questa cosa. Uomo cosa. Dov'è la mia rogue? Non c'è rogue. Però si può pensare di fargli una roba del genere? Si può pensare di fargli una roba del genere? C'ho più... No, c'ho più io. Cazzo. E gli farei solamente Scorpion a sto punto. Magari Scorpion Wasp. Scorpion Wasp te l'accollo. Ma dove? Qui? 3 punti? Insomma. Faccio solo Scorpion, va. Faccio solo Scorpion, vediamo cosa mi gioca lui. Sentry. Ok. Ora, possiamo pareggiare i conti a sinistra facendo la Shulk. No? Facendo la Shulk noi pareggiamo i conti. C'ho prio però. Cazzo. Poi, turno 6 abbiamo un bel po' di cose da giocare. Abbiamo anche la Wasp da giocare. La Wasp me la terrei, onesto. Però lui c'ha Nihilus, regà. Lui c'ha Nihilus. Dici Zabu, dici Gladiator. Di russo, frate. Ma di russo è andata. Ma di russo è andata. Io non ti snappo perché voglio finire la partita, posso dire di questa cosa. Però se io già ti facessi... Oprio, cazzo, però. Oprio. Se io ti facessi, io qui vinco comunque. Tipo, una roba del genere. No, facciamo questo e questo. Io sono messo bene. Io sono messo molto bene con questa cosa. Vediamo. Chi è che la spunta? Però può essere che ce l'ha... Hai sbagliato! Divino. Divino. Ragazzi, se vi volete divertire vi consiglio caldamente di provare questo mazzo. Ero molto scettico sul Luke Cage con quel più uno di costo, per il semplice fatto che nel suo turno io preferisco caldamente sempre Ciclope, nel turno 4 io preferisco sempre di gran lunga l'uomo cosa. Però facendolo il turno 6 Luke Cage può regalare veramente molte emozioni. Perché? Perché non avendo prio siamo coperti da tutta la partita da Enchantress, da Rogue e da tutte quelle cose che ci possono dare fastidio. In più il turno 6 non è che abbiamo Hulk come giocata fissa. Abbiamo la Shulk che possiamo sicuramente giocarla prima, la possiamo scontare, possiamo fare veramente tante cose. E in più abbiamo Abominio che ovviamente sarà fino a quel punto del game scontata in qualche modo con tutte le nostre cartine. Provatelo.